Intervento questo a comunicare domani per parlare della TV, che ovviamente rimane un mezzo imprescindibile, però cambia. Ibrido è la parola che più è apparsa nel tuo intervento. No, ibrido è la parola che più è apparsa perché, come ho detto, i pilastri della televisione, che sono i contenuti, i dati, le audience e la tecnologia, dovranno essere interpretati sempre più in modello ibrido. Quindi faccio un esempio per tutti: quando parliamo di audience non saranno più, parlando di total audience, non parleremo più solo di audience lineare, ma parleremo di audience lineare e non lineare, parleremo appunto di audience del contenuto originale e di audience del contenuto rieditato e così via. Così come ibrido, quando andremo a parlare di metriche future, anche qui sempre legato al discorso della total audience, ma sarà per forza un modello ibrido, perché sarà un modello dove ci sarà una commistione forte tra dati da panel da una parte, quindi per la misurazione dell'audience della televisione piuttosto che le coperture nette dei vari device, e dati censuari per la misurazione invece dell'audience dei vari device. Concordi con l'affermazione da editore TV a editore video e come cambia in tutto questo il ruolo di una concessionaria? Ma da editore, no, io non sono l'editore, quindi non posso parlare dell'editore. Di sicuro per l'editore cambia il modello di riferimento, no? Da televisione a video technology, come dicevo in precedenza, e per la concessionaria cambia nel senso che non si può più parlare solo ed esclusivamente di televisione, ma bisogna parlare di cross medialità. E come si vende la cross medialità? È più difficile o più facile l'approccio al mercato? Ma non è né più difficile né più facile, bisogna avere delle strutture preparate, bisogna avere persone che sanno vendere, ma che soprattutto non sono focalizzate sui singoli argomenti, quindi bisogna avere una preparazione più larga, le persone, i funzionari, ma tutti, dai funzionari ai direttori generali, devono essere preparati su tutto e quindi devono essere in grado di vendere tutti i mezzi. In termini di risultati, una proiezione a fine anno? Ah, non lo so, onestamente non lo so, penso che sarà un anno che potrebbe essere un anno positivo, poi oggi ho sentito parlare di mercato più 2,4 così.